entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, e rimettere in libertà gli oppressi. Verrà dedicato e l'altare verrà unto con il crisma, così come voi verrete unti da me o da qualche mio delegato rappresentante con il sacro crisma. Chiaro fin qui, vero? Bene, abbiamo sentito adesso il Santo Vangelo, dove Gesù legge il profeta Isaia che abbiamo sentito nella prima lettura. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi riprendono a camminare, i sordi iniziano a udire, bene, eccetera, eccetera. Oppure ne dobbiamo aspettare un altro. E in quel momento Gesù sta operando dei miracoli e dice agli apostoli di Giovanni Battista: andate e dite a Giovanni quello che state vedendo, cioè i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi riprendono a camminare, i sordi cominciano a sentire e i poveri. Qui è attenti bene. E i poveri, non c'è scritto diventano ricchi, ai poveri è annunciato il Vangelo. Questo che cosa significa? Che il Vangelo, che cos'è il Vangelo? È la ricchezza più grande che si possa avere, e questo chi lo capisce? Soltanto chi è povero, cioè chi davanti a Dio sente la necessità di Dio stesso, va bene? Questa è la cosa molto importante che tutti i cresimati, catechisti, genitori, sacerdoti, vescovo, dobbiamo imparare a capire, va bene? Si gioca tutto qui il nostro essere cristiani. Ecco l'olio del crisma. Ecco l'olio degli impegni. Ecco l'olio degli abitudini. Sostenuti dalla tua potenza,
assumano con generosità l'impegno nella vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Voglio ringraziare Sergio.